prima di cominciare vediamo un frammento di Anno Zero di ieri sera che fa molto discutere. Perché? Perché fra gli altri auguri che Michele Santoro ha fatto anche al Presidente del Consiglio, ha fatto gli auguri di Natale al pentito di mafia Gaspare Spatuzza. Guardiamo e poi torniamo subito in studio. Comunque la pensiate, buon Natale. E buon Natale anche a lei, signor Presidente. Le auguro di tornare prestissimo in forma. Vorrei dire buon Natale anche a tutti i giornalisti che fanno onestamente il loro lavoro. E quindi mi conceda, Presidente, di fare i miei auguri a Repubblica, di fare i miei auguri all'Espresso, di fare i miei auguri al Fatto, di fare i miei auguri all'Unità. Vorrei fare anche un augurio particolare di buon Natale a Gaspare Spatuzza. Lo so che è una cosa un po' provocatoria. Però io la voglio fare, voglio dire buon Natale a Gaspare Spatuzza. Me lo posso permettere perché, guardi, Presidente, io sono sempre stato tra i principali obiettivi della mafia, almeno negli anni in cui la lotta alla mafia era più dura e anche più difficile. E da questo non ho ricavato nessun privilegio, nessuna particolare protezione. Io so benissimo chi è Spatuzza, so che è uno che ha ucciso decine di persone, so che ha sciolto nell'acido un bambino, ha fatto delle cose veramente orribili. Ma adesso Spatuzza racconta, ci racconta dei fatti e noi dobbiamo ascoltarlo. Ci sono fatti che stanno trovando conferme e fatti che probabilmente conferme non troveranno e quindi diverranno inerti dal punto di vista processuale. Allora, prima di cominciare, sono parole che fanno discutere, vi devo dire comunque, per dovere di cronaca, che ieri sera Santoro, che è un prodotto di questa rete, ha fatto il record di ascolti. Oltre 6 milioni, ha vinto ovviamente la serata, con il 24,81% di share. Questo però non evita le polemiche, polemiche molto forti sul fronte del PDL con Cicchitto e ovviamente con una difesa da parte dell'opposizione, ma vedremo, vedremo. Concia, lei per esempio dà questi auguri a Spatuzza, che fa? Si dissocia o oppure invece conferma e dice che va bene? No, cioè, li avrebbe fatti fosse stata lei, Santoro, Michele Santoro? È un giornalista e io penso che come lei, visto che nei giorni scorsi c'è stata una polemica tra Anno Zero, certo, e questa trasmissione, è vero, sia lei che Michele Santoro devono essere liberi di dire quello che vogliono, che credono. E quindi io non devo dissociarmi da lui, nel senso che io sono una parlamentare del PD, quindi lui è un giornalista e è il conduttore di Anno Zero. Mi scusi, voglio dire, siamo un pochino diversi, nel senso che io non ho mai dichiarato... No, io non mi devo dissociare da lui, perché non è che con lui ci faccio delle cose. No, Michele Santoro invece, voglio dire, non fa mistero, nella conduzione. Io quindi penso e voglio che Michele Santoro dica sempre, faccia la sua trasmissione in piena libertà. Questo vale per lui e vale per lei, perché sennò i principi non esistono. Io vi ringrazio. E i principi valgono per tutti. Questo lo dico anche a tutti i politici che si lamentano da una parte e dall'altra. Bene, detto questo, io non ce la... Io, Paola Concia, non ce la fa a Gaspare Spatuzza, perché ha sciolto nell'acido un bambino. Certo. Ma io... Personalmente. Per me Santoro può fare gli auguri a chi crede. Daniele Capezzone. Io voglio misurare le parole perché sono davvero molto indignato. Santoro può fare gli auguri a Spatuzza perché Spatuzza è vivo. Noi non possiamo fare gli auguri né a quel bambino sciolto nell'acido perché non c'è più. Non possiamo fare gli auguri ai 40 morti ammazzati da Spatuzza. Non possiamo fare gli auguri alle vittime di 6 stragi fatte materialmente da Spatuzza. Questa è la situazione. Che Santoro faccia gli auguri mi indigna ma non mi sorprende. La settimana prima aveva fatto una trasmissione quasi da Spatuzza for President, rilanciando non i fatti ma le balle di Spatuzza che hanno fatto male all'Italia e in tutto il mondo la parola Italy e la parola mafia. Ma ripeto, voglio misurare le parole perché vede, Setta, io sono felice di stare qui perché questa è una trasmissione di servizio pubblico. Lo si deve a lei, alla scelta degli ospiti, a come il programma è costruito, non ci sono trappole, non ci sono trappole. Guardi, questa trasmissione uno la può guardare da destra, da sinistra, da sopra, da sotto, non ci sono trappole, non ci sono agguati, io dico la mia, altri dicono la loro e poi la gente giù. Daniele, però anche... Chiedo scusa, Paola, sai la stima che ho per te, no. Ma con Michele Santoro è esattamente l'opposto.
tutto dalla sua predica iniziale, alla predica di Travaglio, alle vignette di Vauro, alla scelta degli ospiti in cui c'è uno accerchiato che deve fare uno contro tutti, ai filmati da fuori, perfino la sera in cui il Presidente del Consiglio ha la testa spaccata, c'hai lo psicologo che spiega che però è colpa sua perché c'ha carisma, quell'altro che spiega è sempre colpa di Berlusconi, anche la sera in cui c'è un incidente. Io dico che questo è vergognoso, io sono quello della libertà sempre, però c'è un piccolo dettaglio, che questa è una trasmissione pagata dal servizio pubblico, pagato col denaro dei cittadini. Santoro deve ricordare che il suo stipendio, lo stipendio di Travaglio, lo stipendio di Vauro è pagato anche dagli italiani che non la pensano come lui, e lui non può usare quel denaro, il nostro canone, per fare comizi tutti da una parte, sempre contro Silvio Berlusconi, sempre contro la maggioranza, sempre contro una parte. E lo dico, ci sono tanti modi di fare male a una persona. Si può fare male a una persona tirandogli una statuetta in faccia, ma anche usando le parole che sono pericolose. E io voglio ringraziare, chiudo, il vicepresidente della Commissione di Vigilanza, che si chiama Giorgio Merlo e che è un parlamentare del Partito Democratico, e che questa mattina ha levato una denuncia grave tanto quanto la mia, e lo ringrazio per questo, e dice: ma per Santoro c'è una deroga alle regole RAI? Perché tutte le trasmissioni stanno in regola e Santoro no? Non lo dico solo io, lo dice un esponente Vita, del Partito Democratico. Che è anche membro della Vigilanza. Senatore Vita, tanto Partito Democratico. Buonasera. Ma in verità ho trovato personalmente inopportuna quella frase di Santoro, tuttavia, e mi piacerebbe che questa trasmissione non assumesse il tono, formulo un augurio, insomma. Io credo che non di un processo a Santoro, non quella, può essere un processo a Santoro, perché battuta, siete perfettamente intanto, in parità. Mi e tra perdoni, no, mi perdoni lei, mi perdoni chiunque, però c'è un problema molto serio. Il processo di questo fa Santoro. Capezzone, io sono venuto volentierissimo a questa trasmissione perché stimo molto questa trasmissione. C'è un piccolo codicillo, io ho conosciuto lei in tanti dibattiti, lei non mi interrompa, se no me ne vado. Assolutamente. Una precondizione. Sì. Allora, non ce lo facciamo nessuno. Ecco. Allora, il punto è questo. Intanto non si può estrapolare una frase nel giudicare una trasmissione. Quella è una frase in un contesto. Secondo, discutibile, ho detto, tuttavia evitiamo di fare ogni venerdì, ogni giovedì, i due giorni dopo la trasmissione di Anno Zero, che è una delle più seguite della RAI, il processo ad Anno Zero. Anno Zero è una trasmissione, discutibile o meno, una, dentro un contesto dell'informazione che ha un segno prevalentemente di tutt'altra natura. Quindi dobbiamo avere il coraggio di dirci com'è il sistema dell'informazione italiano, non di parlare solo di Santoro. Parentesi, chiunque faccia televisione, e certamente lei me lo conformerà, quel formato, come si chiama, di Santoro, è un formato sperimentato anche in altri paesi, il giornalismo d'inchiesta, che si è battuto contro la mafia prima di altri, ha fatto conoscere all'Italia e dell'Italia pezzi che altri telegiornali ufficiali non facevano conoscere. Poi è terribile, e viva la discussione. Io difendo la libertà di tutti, compresa Santoro, e non mi va che ogni volta si innesti questa discussione su una frase fuori contesto. Okay. Anche nei Promessi Sposi trovi una parolaccia, Capezzone, anche in Manzoni, sai, per questo. Un attimo.